Il danno arrecato agli Stati che producono valore dal dumping fiscale posto in essere da taluni paesi europei, divenuti oggi veri e propri paradisi fiscali con l'euro, si è ancora più aggravato. Il vertice del G20, tenutosi a Venezia lo scorso luglio, si è concluso con un accordo di massima che prevede l'introduzione di una global minimum tax pari ad almeno il 15%. Esso non risolve fino in fondo il problema della concorrenza sleale all'interno dell'Unione Europea. Occorre riconoscere però che le incognite sull'attuazione del piano sono molte, a partire da un quadro normativo ipertrofico che fa da freno agli investimenti. Il rischio dunque è che gli ingenti flussi di risorse previste dal PNRR non riescano a tradursi tempestivamente in opere pubbliche, quindi in investimenti e in infrastrutture. Tutto questo dimostra che il codice dei contratti pubblici, che pure è stato modificato numerosissime volte, non solo non è stato in grado di contribuire a ridurre gli illeciti, ma rischia altresì con le sue farraginosità e complicazioni di ostacolare il conseguimento degli ambiziosi obiettivi assegnati al nostro Paese. I dati relativi agli interventi a tutela dei consumatori nel periodo gennaio 2019-luglio 2021 evidenziano un sensibile e progressivo aumento degli impegni che prevedono, da parte delle imprese coinvolte, la volontaria adozione di specifiche misure risarcitorie e o compensative a favore dei consumatori colpiti dalle condotte commerciali oggetto di istruttoria. L'insieme di questi interventi ha comportato il riconoscimento di ristori a beneficio di oltre 580.000 consumatori, per un importo complessivo restituito superiore ai 34 milioni di euro.